Allora, cari signori, siamo a Roma e sto pedalando allegramente in bicicletta assieme agli amici di FIAB, perché c'è una conferenza stampa ora che verrà fatta sull'utilizzo della bicicletta come mezzo sostenibile e economicamente vantaggioso. Perché quando si parla di bicicletta, e davanti a me vedete appunto gli organizzatori ed altri attivisti, appunto, che stiamo raggiungendo il luogo della conferenza stampa appunto in bicicletta. Dicevo, la bicicletta non è semplicemente uno svago, un passatempo, ma si sta imponendo sempre di più come il mezzo più efficiente per andare al lavoro e fare i vari spostamenti cittadini. Recenti indagini, analisi, che però sono, diciamo, sotto l'occhio di tutti, ci confermano che la bicicletta è più veloce dell'automobile negli spostamenti cittadini e quindi ci fa risparmiare tempo e denaro. Non parliamo naturalmente degli aspetti della salute, perché chiaramente farsi una pedalata giornaliera è estremamente salutare, anzi andrebbe fatto a prescindere. La bicicletta è un business sotto moltissimi aspetti. Se parliamo per esempio di cicloturismo, i dati ci dicono che in Europa vengono fatturati 44 miliardi di euro all'anno e ribadisco, sono 44 miliardi di euro all'anno per il cicloturismo. In Italia noi abbiamo una fetta di 3 miliardi appunto di euro fatturati sul cicloturismo. Potremmo fare molto molto di più, perché abbiamo 14.000 piste ciclabili, ovviamente vanno migliorate, e siamo i primi produttori in Europa di biciclette. Siamo i primi produttori e gran parte della nostra produzione di biciclette viene venduta. Però sappiate che anche in Italia l'acquisto di biciclette è aumentato moltissimo. In particolare nel 2012 e nel 2013 sono state vendute in Italia più biciclette rispetto alle automobili. Cioè nel 2012 e nel 2013 sono state vendute 1.600.000 più 1.600.000 biciclette, e di automobili ne hanno state vendute di meno in quei 2 anni. Erano gli anni naturalmente che seguivano la grande crisi finanziaria, quindi tracollo generale dell'economia, e quindi per amore o per forza molti italiani hanno capito che per risparmiare era molto meglio passare al mezzo a pedali. E se ne sono accorti anche, diciamo, i vertici delle ferrovie italiane, dal momento che RFI, quindi l'azienda pubblica rete Ferrovie Italiane, ha siglato un accordo proprio con gli amici di FIAB, che vedete qui davanti a me, per adattare 500 stazioni ferroviarie per renderle pienamente usufruibili al mezzo a pedali. Ed è appunto un processo che sta andando avanti. A breve vedremo nei treni un'apposita carrozza destinata al trasporto delle biciclette, in maniera da rendere usufruibile questo mezzo anche appunto per spostamenti lunghi. Quindi ci si sposta fino in stazione in bicicletta, si prende il treno e poi si scende dal treno e si riprende la bicicletta. Abbiamo città congestionate dal traffico, la vera sfida sarà quindi quella di spostare una certa percentuale, perché chiaramente non tutti possono andare in bicicletta. Mi riferisco naturalmente a chi ha qualche problema di salute, qualche handicap, e anche ovviamente alla popolazione più anziana, soprattutto se parliamo di città ondulate, diciamo così, come Roma o altre città appunto che presentano pendenze impegnative. Però dicevo, per molti altri la bicicletta è una scelta economica vantaggiosa sotto tutti i punti di vista. E la conferenza stampa a cui ci stiamo accingendo adesso, a cui si stanno accingendo gli amici di FIAB, io parteciperò ovviamente come parlamentare,
è proprio per spingere una mozione che viene presentata al Parlamento appunto per incentivare l'utilizzo della bicicletta e naturalmente avere piste ciclabili più sicure, più numerose e più sicure. A tal proposito, io vi posso anticipare che proprio qui a Roma i nostri portavoce, appunto romani, dalla Raggi a tutti gli altri, hanno già messo in programma la predisposizione di diverse nuove piste ciclabili sulla Nomentana, sulla Tuscolana, eccetera. Quindi per dare il massimo supporto agli spostamenti in bicicletta. Ecco, io per il momento mi fermo qui anche perché non ho più fiato, sono sotto antibiotici per cui non sono proprio in grande forma e adesso quando arriviamo al luogo della conferenza stampa vedo di attivare eventualmente lo streaming. Comunque da domani lo troverete sui giornali, lo troverete ovviamente sul sito della FIAB, che vi invito a visitare. Quindi ribadisco FIAB, Federazione Italiana Amici Bicicletta, non è l'unica associazione che spinge per l'utilizzo della bicicletta, ce ne sono naturalmente diverse altre, quindi io indico questa perché è quella che oggi ha organizzato questo evento, ma ovviamente ce ne sono molte altre e voi potete visitare quelle che più vi piacciono. Ma mi raccomando, non commettiamo l'errore di pensare che la bicicletta sia un mezzo antiquato, un mezzo povero. Ribadisco che i dati economici sono estremamente interessanti. Neanche volendo metterla solo dal punto di vista appunto cinicamente del denaro, la bici è un business a tutti gli effetti, assieme ovviamente a quello dell'auto elettrica. Adesso vediamo se riescono a farmi prendere sotto, perfetto. E quindi non pensiamo all'errore che sia un passo indietro. L'automobile naturalmente non scomparirà, dovranno essere attivati e potenziati i mezzi pubblici, questo assolutamente è indubbio, però nell'esperienza ormai di molti di voi vi siete resi conto che la bicicletta è un'alternativa assolutamente utile. Tanto è vero che negli altri paesi la mobilità in bicicletta è molto più elevata rispetto all'Italia. Alcuni paesi addirittura un terzo dei dipendenti, un terzo dei lavoratori va al lavoro in bicicletta e sono paesi con un clima più severo rispetto al nostro. Quindi è solo una questione di mentalità, è solo una questione di volontà, è solo una questione chiaramente di organizzazione perché lo vedete anche da queste immagini, la sfida sempre è quella della sicurezza. È chiaro che la gente non prenderà la bicicletta finché le piste ciclabili non saranno in sicurezza. Bene, per il momento mi fermo qua e vi darò degli aggiornamenti più tardi, farò un post un po' più articolato con un po' più di dati, perché quelli che ho citato sono chiaramente dati non miei, non che mi sono inventato naturalmente, ma sono dati pubblici. Facilmente riscontrabili in rete. Grazie a tutti, buona giornata e buona bicicletta a tutti.